Cristian, questa è una giornata molto particolare, tante feste in mezzo alla gente, oggi la presentazione, però insomma non bisogna dimenticare gli obiettivi sul campo. Sì, sì, questa settimana abbiamo fatto tante attività extra calcio, molto importanti, di cui oggi una molto costruttiva per il futuro, che è la presentazione della nuova sede. Adesso siamo qua, ho portato anche mio figlio qui per vedere questi giochi dei bambini in piazza, stare in contatto con la gente di Parma, con i tifosi, però dobbiamo sempre pensare che domenica e mercoledì sono due partite fondamentali, importanti per la svolta del campionato. Se non sbagliamo queste possiamo fare un campionato diverso da quello che eravamo partiti inizialmente, cioè lottare per la salvezza. Se invece commettiamo degli errori e non facciamo minimo 4 punti, sarà un campionato altalenante. Ecco, intanto che tuo figlio ti tira per il braccio, il presidente l'ha detto oggi, ci servono quei punti che possano dare dimostrazione di continuità e la scossa, la svolta al campionato. Sì, sì, abbiamo due partite in casa fortunatamente quest'anno stiamo facendo molto bene, quindi sono le ultime due partite prima di Natale, quindi è importante cercare di vincere entrambe. Adesso c'è Lecce, sono ultimi in classifica, quindi sulla carta è meglio giocare contro Lecce che contro il Milan in questo momento, quindi proveremo a sfruttare a nostro favore. Due partite senza Giovinco, e questo cambia un po' le carte in tavola oppure nulla? Ma, sicuramente è un giocatore che in questo momento sta facendo la differenza, sia come qualità di gioco sia come marcatura, perché è il capocannoniere della squadra. Poi ci sono anche altri attaccanti, adesso è entrato anche Flockery, quindi speriamo ci siano i gol degli attaccanti. No, la domanda è fatta perché siccome lui ha detto spero di vincere qualcosa con il Parma, spero di rimanere, tu da esperto di mercato sul futuro di Giovinco cosa prevedi? Non lo so, prevedo un grande club, non so se nell'immediato o nel futuro, comunque penso sia un grande club. Speriamo che Parma lo diventi, però non so se nel giro di breve lo può diventare. Cristian, qual è il tuo augurio per il 98esimo compleanno del Parma? Di mantenere sempre la categoria e di continuare a far soffrire meno le persone e cercare di farle divertire di più. Questo. A tua figlia hai già promesso i 3 punti per domenica? Ho compiuto gli anni anche da poco, 4 anni, quindi speriamo poi mercoledì sarà il mio compleanno, c'è Natale, di fare un regalo di compleanno, Natale, regalo per i tifosi, per il presidente, per la società, un po' per tutti e di chiudere bene questo anno. Grazie.